Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo oggi 16 di marzo con un giorno incancellabile per la coscienza del popolo italiano perché proprio il 16 marzo del 1978 veniva rapito il presidente della DC Aldo Moro e trucidata la sua scorta composta da Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Fani, dove le Brigate Rosse hanno sequestrato l'allora presidente della Democrazia Cristiana, uccidendo 5 agenti della scorta. Il presidente ha detto: "Ci separano 43 anni dal disumano assassinio a Roma ad opera dei terroristi delle Brigate Rosse. Sono stati colpiti i difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, che pagarono con la vita il mandato di proteggere Aldo Moro, l'allora presidente appunto della DC, il cui calvario sarebbe durato fino al successivo 9 maggio, quando il suo corpo è stato fatto ritrovare in via Caetani. Una data, ha detto il presidente, incancellabile nella coscienza del popolo italiano. Lo sprezzo per la vita delle persone nel delirio brigatista, lo sgomento per un attacco che puntava a colpire la democrazia italiana. Sono una ferita e un monito per la nostra comunità. Sono vite strappate agli affetti familiari da una violenza sanguinaria. Alle vittime, ha concluso il presidente Mattarella, va un pensiero commosso, e ai familiari la solidarietà più intensa che il trascorrere degli anni non ha mai indebolito." Cambiamo argomento perché l'Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di estendere in via temporanea e precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Agenzia Europea del Farmaco attesi per la settimana, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Questa decisione è stata assunta, considerati anche analoghi provvedimenti presi in altri stati europei come Germania, Francia e Spagna. La decisione della sospensione è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente Draghi e il ministro della Salute Speranza, spiegano fonti del Ministero della Salute. Queste scelte sono state assunte in via precauzionale, ha affermato il ministro della Salute Speranza. Abbiamo comunque fiducia che già nelle prossime ore l'EMA possa chiarire la posizione proprio sul vaccino di AstraZeneca. In ogni caso, sarà l'AIFA a comunicare in maniera tempestiva qualsiasi ulteriore informazione che dovesse essere disponibile, con riferimento anche a coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Sul punto, tra l'altro, si è già espresso il ministro della Salute Speranza, che ha detto: "Chi ha già ricevuto la prima dose stia tranquillo." I nuovi contagi Covid nel consueto bollettino giornaliero della Protezione Civile sono 15.267 i nuovi positivi, con 354 deceduti e 179.015 tamponi effettuati, con il tasso di positività che supera l'8,5%, per la precisione 8,53%. Per quanto riguarda invece la situazione delicata del Piemonte, ancora un aumento pericoloso delle terapie intensive, un aumento di 9 persone nelle ultime 24 ore, al pari di un'impennata nei reparti ordinari, con più 184 in un giorno, superando la soglia dei 3.000 pazienti. Negli ultimi dati della regione si è arrivati a 3.070. In Campania invece i dati di competenza dell'unità di crisi regionale certificano 1.823 nuovi positivi, di cui 607 persone sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati 12.652, per un tasso di incidenza del 14,4%. Sono stati 35 i deceduti, con 17 vittime nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri, 1.737 i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656
I posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 161, mentre invece ci sono 3.160 posti letto di degenza ordinaria e ne sono occupati 1.543. Novità intanto sul fronte vaccini, perché dal prossimo mercoledì 17 marzo i medici di medicina generale dovranno inserire sulla piattaforma della regione le adesioni alla campagna vaccinale per i pazienti di elevata fragilità. Seguirà poi la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. Il tutto però dipenderà dalla disponibilità delle dosi di vaccino. Nuova ordinanza in regione Campania. Tra i punti più importanti con decorrenza dalla giornata di oggi e fino al 3 di aprile, vietato lo svolgimento di attività didattiche e formative, nonché le relative prove di verifica e esame, anche inerenti a corsi di lingua, teatro e affini. Inoltre, con decorrenza dal 18 marzo, è vietato lo spostamento verso le seconde case in ambito regionale, salvo per comprovati motivi di urgenza e comunque per il tempo strettamente necessario. Modifiche anche al sistema dei trasporti, perché è consentito un coefficiente di riempimento che non vada oltre il 50% della capienza. Per i servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere. Sulla situazione AstraZeneca, in attesa che si possa pronunciare l'EMA in settimana, sono arrivate rassicurazioni però da parte degli esperti, con la maggioranza che sottolinea che gli eventi trombotici associati al vaccino evidenziano un tasso analogo a quello già registrato nella popolazione generale, anche se in Germania c'è stata una particolare forma rara di questa patologia. Si è espresso il professor Magrini, che ha detto c'è stata una sospensione perché in diversi paesi si è preferito sospendere, appunto in attesa delle conferme dell'ASL, vista la presenza di pochissimi casi avversi, e questo dunque ha causato lo stop, e a evidenziare comunque come non esista il maggior rischio di trombosi legato al vaccino, è intervenuta la Società Italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi, che dice che al 10 marzo il sistema aveva registrato 30 casi di eventi trombotici in 5 milioni di soggetti vaccinati con AstraZeneca, numero comunque paragonabile ai tassi di appunto trombosi attualmente registrati. Dunque non è possibile stabilire al momento se ci sia un nesso di casualità tra la vaccinazione e gli eventi trombotici o se si tratti di una semplice coincidenza. Ora un fatto di cronaca, perché in mattinata i militari della Guardia Finanza di Torino, in collaborazione con il Comando Provinciale di Napoli, stanno dando esecuzione nell'ambito dell'operazione Ferramiu ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, con 10 misure in carcere e 5 ai domiciliari, appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, autoriciclaggio di proventi illeciti e emissione ed utilizzo di documenti che attestano operazioni inesistenti. Sono in corso operazioni di perquisizione nei confronti di decine di soggetti e società, nonché il sequestro preventivo disposto su beni per un valore superiore ai 130 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie. Le operazioni riguardano un po' tutto il paese, con la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio, il Molise, per quel che riguarda la Campania con le province di Napoli, Caserta e Salerno. Questa operazione conferma, si legge in un documento della Guardia di Finanza, l'azione che le Fiamme Gialle svolgono quotidianamente con l'analisi di questi flussi, che è il modo più efficace per individuare capitali di origine illecita, andando a prevenire e contrastare appunto le organizzazioni criminali che commettono questi gravissimi reati. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove il sindaco Gianluca Festa ha parlato nella sua consueta conferenza stampa del lunedì sera del nuovo provvedimento insistente sul territorio irpino, facendo anche un plauso alla popolazione per il rispetto delle normative anticontagio. Lo sentiamo. Zona rossa con prescrizioni e anche chiusure di piazze,
ho firmato la mia ordinanza successiva al provvedimento De Luca, l'ho detto già qualche giorno fa. Siamo passati alla terza fase, stiamo vivendo la terza ondata. Devo dire grazie e complimenti sia per il weekend ultimo della zona gialla, tutti ci aspettavano con il bazooka delle polemiche già puntato addosso, invece grazie al grande lavoro della municipale e delle forze dell'ordine, ma anche grazie alla collaborazione che la mia comunità ha garantito. Siamo stati perfetti, nessun episodio di assembramento, erano già tutti pronti con le videocamere, con i telefonini per fotografare il primo assembramento. Per fortuna questo non è accaduto e quindi bravi a tutti e grazie a tutti. Ho chiuso di fatto Piazza Libertà, ho chiuso Piazza Kennedy. Devo dire che anche da questo punto di vista la città ha risposto bene, ha detto sindaco, capiamo la condizione, nonostante siamo costretti ad un ennesimo disagio. E parlo anche delle attività commerciali che devono affrontare ulteriori problemi ed ulteriori restrizioni. Beh, nonostante questa sia la condizione, mi pare che la città stia rispondendo bene, con grande responsabilità, con grande maturità e anche con grande pazienza. Perché sostenere ancora, come stiamo facendo, chiusure. Non è facile, mi rendo conto che dal punto di vista economico non è facile, però devo dire, sono molto contento perché ancora una volta stiamo dando una grande dimostrazione di attenzione rispetto, delle regole. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemic con i dati a cura dell'ASL di Terra di Lavoro nel bollettino di lunedì 15 marzo sono 255 i nuovi positivi con due deceduti e 111 guariti. I tamponi processati che risentono nel consueto calo della domenica sono stati 1.399 per un tasso di incidenza che è particolarmente alto, supera il 18% e si attesta al 18,22. Caserta, città resta in cima per numero di casi attivi con 540 contagiati, c'è poi Maddaloni con 481 e Aversa con 340. Chiudiamo con il calcio, l'ambiente Napoli risollevato dopo la vittoria contro il Milan e domenica c'è un'altra sfida molto delicata in ottica Champions League. Contro la Roma sono cambiate anche alcune dinamiche interne, una pace fatta tra il presidente De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso come obiettivo principale la qualificazione in Champions League, ma è quasi certa la separazione delle due strade appunto al termine della stagione. Proprio intanto in ottica domenica il Napoli ha avuto 2 giorni di riposo a disposizione dopo la vittoria di San Siro, ma c'è chi sta facendo gli straordinari. Infatti Manolas e Lozano hanno lavorato nella giornata di ieri per cercare di recuperare al meglio dagli infortuni patiti. La ripresa a Castelvolturno intanto è fissata per domani con Gattuso che sta cercando di recuperare il greco e il messicano proprio in vista della sfida contro la Roma. Sicuramente assente Giovanni Di Lorenzo, poiché fermato dal giudice sportivo. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.